Questa serata chiaramente è dedicata a tutti i soci e alle famiglie dei soci, però è importante dire che questo sodalizio, il nostro sodalizio, la vita di club, il motorismo che porta i nostri soci a partecipare, a familiarizzare, a socializzare soprattutto, perché la socializzazione viene principalmente perché lo vediamo questa sera, normalmente durante l'arco dei raduni siamo in un certo numero noi chiamiamo sempre numero di macchine, la prima cosa che diciamo quante macchine ci sono, però è importante che ci siano le persone, perché sono le persone più importanti. E il socio, non ci fosse il socio, non esisterebbe il club, il class in questo caso. Comunque, il mio ringraziamento è principalmente per il socio. E il socio è quello che in qualche modo deve essere sempre portato su un palmo della mano ed essere ringraziato per tutto quello che dà a noi poi del direttivo, che abbiamo bisogno di capire spesso e volentieri quello che accade dietro le nostre spalle, quindi parlando con voi abbiamo la possibilità di migliorare sempre di più, dove penso che ormai ci siamo quasi arrivati ad essere sempre abbastanza decisi e quindi fiorenti nel fatto di dare tutto quello che è possibile dare. Io che devo ringraziare sono quelle persone che maggiormente ci danno anche una mano, che può essere sempre nel contesto del raduno, perché quello che noi abbiamo bisogno è avere sempre dei consigli. Faccio un esempio: domenica scorsa abbiamo fatto un raduno a Torino, museo dell'automobile, alcuni soci ci hanno dato una mano, per fare un nome Vincenzo ci ha dato una mano, abbiamo trovato il pullman. Poi abbiamo in qualche modo trovato delle difficoltà, che possono essere il ristorante, che poi insomma sono il primo a dirlo, non abbiamo insomma rispecchiato quello che c'è standard, ecco, sì. Come stasera, che penso che una serata così, penso che meglio di così non si poteva. E il ringraziamento poi va sempre comunque al fatto che uno degli esempi più belli di questa serata, sempre parlando di voi soci, la macchina, il furgoncino che vedete fuori dall'hotel. Questo furgoncino che è stato fatto restaurare, preparato e tutto quanto dal proprietario Piero Vitale. È stato dedicato a noi, questo furgone l'avete visto, è bellissimo, è una cosa, diventerà il nostro biglietto da visita. Quando andremo in giro, se ci sarà la possibilità di portarlo, lui dice: dai Flavio, poi sarai tu, lo porterai tu, ti intesto l'assicurazione, e tu è come se fosse tuo. Beh, vedremo, faremo di tutto per accontentarlo, perché è giusto che sia così. Cioè, ha speso tempo e danaro per fare una cosa di questo genere. Noi gli abbiamo dato l'ok, io gli ho dato l'ok, noi del direttivo, di mettere il logo, il nostro logo. Per lui è importante questo, perché lui anche lui ci tiene, è un appassionato, perché fondamentalmente sono gli appassionati che poi portano a dare anche, non so come dire, l'anima per aiutarci. Comunque io ringraziamento lo faccio sempre comunque più a voi, che siete la colonna portante, e posso dire grazie di esistere, perché la soddisfazione nostra data da voi più di così non si può fare, insomma. E se
Dovrei farlo io l'applauso, però, perché siete voi, cioè, siamo noi, perché tutti siamo soci. Anch'io sono partito nel 1998, che mi sono iscritto per la prima volta a questo club. Il club è nato nel 94, comunque dal 98 io sono entrato a far parte come socio anch'io, e pian piano adesso sono qua a presidenziare. Vabbè, la passione mi ha portato a essere il presidente del club. Va bene, io adesso devo continuare con le mie parole, perché ho tante altre persone da ringraziare. Mi devo, adesso ho un biglietto, perché mi devo ricordare ovviamente i nomi, i cognomi, cosa fanno, cosa non fanno, perché è brutto. Adesso, ecco, tra i soci, non me ne vogliano quei soci che magari li ho nominati, perché in questo momento sicuramente non è che mi dimentico, perché poi ho in mente tutti. Adesso ci conosciamo ormai da tanti anni, qualcuno è entrato da poco, e comunque è come se ci conoscessimo da tanto tempo, perché siamo veramente affiatati tutti quanti, e vedo che tutti quanti col sorriso sulle labbra, bene o male, alla fine delle nostre giornate, dei nostri raduni, insomma, la soddisfazione la vedo. Metto gli occhiali prima di leggere una cosa per un'altra. Ok, grazie a voi. Il ringraziamento, adesso devo fare un ringraziamento da parte sempre del direttivo, e voi a vostra volta lo farete anche voi, per il nostro sito. Il nostro sito che è rinato da poco, ma è rinato con delle carte in tavola eccezionali. E io adesso devo solo dire chiaramente chi sono i fautori di questo sito, che sono qua presenti, ci hanno dato una mano e ci stanno dando una mano in tutti i sensi. Allora, ringrazio per averci fornito l'aiuto professionale nel vero senso della parola, perché è un lavoro per loro, per la creazione del sito, per la grafica e poi comunque per tutto quello che concerne creare un sito. Io me ne intendo poco di queste cose, per cui leggo, perché quindi qui presenti Lavinia Balestrini e Paola Colombo, grafica creativa, così dette le due lune, una e due. Fatevi riconoscere. Dai, su, stand up. Bravissimo, veramente sono di una professionalità, dal di là che lo fanno per lavoro, ma è proprio veramente una passione. Ne stavamo parlando prima, se le cose non si fanno con la passione non si fanno sicuramente bene. È vero. Grazie. E poi devo nominare il signor Manlio Balestrini, fratello, che è il cameraman che vedete qui davanti a me. Dai, Manlio! Che proprietario della BM Television, e lui è fautore, è collaboratore, chiamiamolo come vuoi, comunque è lui che sovraintende tutto, mette, diciamo, in lavorazione, inserisce nel sito i film, cioè i filmati, che da una parte siamo anche noi a farli, filmati e fotografie, attenzione, lui li lavora, ci dà, mette le musiche, e poi vedete quello lo vedete poi sul sito, perché penso che tutti voi siate andati sul sito a vedere quello che abbiamo fatto, e il lavoro è il suo. Poi è vero che fra di noi abbiamo sempre, parlando dei soci, perché dei soci non si può far altro che parlarne bene, proprio perché i soci continuamente ci danno una mano anche in questo contesto. Le foto, i filmati, un po' anch'io, Mariano, noi qualcosa ce la caviamo, insomma, con poi è chiaro che lui professionalmente riesce in qualche modo a mettere insieme il tutto e farci vedere quello che
poi avete visto stasera. È chiaro che per quanto riguarda tutte le foto, aspetta che prendo il foglio perché non mi devo scordare e non devo dimenticare nessuno, per l'aiuto individuale di inserimento periodico e aggiornamento costante, sempre nel sito, contesto del sito, Luigi Baron, Bianchi Graziano, alzatevi, fatevi vedere. Li conoscete già. Fotografie, come dicevo prima, soprattutto le fotografie, poi i filmati tra Mariano e quelli che ho fatto io. Fotografie, Enea, Strada Enea, e Paolo Guzzatti, il nostro Paolo. E insomma, poi tanti altri. Comunque loro di solito ci forniscono il materiale adatto per divulgare tutte le foto, tutte le varie movimenti e foto che facciamo durante i raduni. Allora, per quanto riguarda, vabbè, adesso Manlio, io volevo oltre ad essere, vabbè, una persona veramente disponibile in tutti i sensi per quanto riguarda quello che ho appena detto, lui è un appassionato veramente anche lui di auto e moto d'epoca in genere, lui è un appassionato di veicoli speciali abitativi autocaravan. Noi avevamo bisogno un commissario che desse una mano in questo contesto, perché la richiesta è sempre più, quindi abbiamo avuto la possibilità da parte sua di accettare di fare, sarà poi per l'anno prossimo il commissario di questa tipologia di veicoli. È chiaro che questo è una cosa che fare il commissario, Mariano ve lo può dire, l'ho fatto io tempo fa, lo faccio ancora quando abbiamo tante persone che hanno bisogno, chiedono, è un lavoro abbastanza, insomma, porta via tanto tempo per capire bene tante situazioni e trovare tante soluzioni. Quindi sarà il nostro nuovo commissario di speciale di veicoli speciali, veicoli abitativi, autocaravan. Poi adesso, per quanto ci riguarda noi del direttivo, siamo quelli che ovviamente sovraintendono tutto il sistema, tutto quello che concerne il raduni, anche stasera per la cena sociale. Io volevo solo spendere quattro parole, chiaramente per noi stessi, dire insomma bene o male chi siamo, cosa facciamo. Voi lo sapete già, ma in qualche modo volevo spiegare, dare delle spiegazioni. Noi siamo un club nato nel 94, è un club che è nato ancora prima, nel 94, perché ci è stata data la federazione dell'ASI, quindi il nostro club nel 94 ha cominciato ad esistere come federazione, e da quel momento, ma sicuramente anche da prima, volevo menzionare appunto le persone. Una delle prime persone di questo club è Giuseppe Scopelliti, vicepresidente del club, autore proprio di tutto questo. Lui, la sua esperienza è importante perché lui negli anni ha fatto tanto, è un appassionato nel vero senso della parola, ci mette le mani anche nei motori, per cui è importante. E quindi volevo ricordare questo, che è importantissimo, perché è una persona che a tutti noi ha dato tanto. L'applauso l'avete fatto, ne dovete fare ancora un altro. L'altra persona, Armando, ha detto alle pubbliche relazioni, ma è giusto anche da parte sua, quest'anno per il raduno che abbiamo fatto a Santa Maria la Versa, ci ha messo il cuore, ci ha messo, cioè, del suo, e ha portato, insomma, ci ha portati in mezzo alle vigne. Non voglio menzionare la canzone di Lucio Battisti, che cos'è che diceva, siamo andati a fare altro. Comunque
le vigne, quindi abbiamo bevuto del buon vino, abbiamo portato a casa del buon vino e ci siamo divertiti veramente. E abbiamo mangiato, mi sembra, discretamente. Sì, sì, sì. Lui è stato curato questo raduno da Armando, quindi anche lui ci ha messo del suo. L'altra persona del direttivo, Mariano. Bravo! Commissario tecnico. Anche lui è un lavoratore accanito nel nostro club, è una persona veramente squisita in tutti i sensi. Collaboriamo, ci sentiamo a momenti, giorno e notte, mail, io trovo le mail. No, veramente io devo dire che è entrato anche lui a far parte nel primo direttivo, ma ci ha dato l'anima anche lui, insomma, merita tutto quello che possiamo dire su di lui. E adesso dobbiamo menzionare una persona invece speciale, Antonello. Antonello perché come voi sapete, nonostante, cioè, proprio, forse proprio perché è il nostro responsabile delle manifestazioni, ma lui, oltre a essere responsabile, veramente non è solo è responsabile, ma veramente fa di quelle cose, cioè ha organizzato tutti i nostri raduni in maniera, non so come definirla, magnifica, bellissima, nel miglior modo possibile, cioè è la nostra ciliegina sulla torta, poi lo metteremo magari sulla torta, scherzo. Comunque veramente non ho parole, perché chiaramente se non ci fosse sarebbe da inventare. Grazie Antonello, comunque grazie a voi. Vabbè, niente, adesso io quello che volevo dire, adesso stasera ci sarà un sorteggio, verranno date degli oggetti e noi abbiamo organizzato un sorteggio, tireremo fuori dei numeri, con questi numeri verranno sorteggiati. La prima cosa che verrà... diciamo importante, voi vedete questo quadro è il master del CD e DVD che troverete in questa cassetta, in questa io le chiamo cassette perché qui sono di vecchia, cofanetto, termine giusto, ci sono dentro un DVD e un CD. CD per le fotografie e il DVD per i filmati che abbiamo fatto durante l'arco dell'anno, che avete visto prima. Queste sono le foto e quelle che abbiamo fatto in precedenza erano i filmati, e qui dentro c'è tutto. Sulla copertina c'è il quadro fatto da Antonello personalmente, e quindi verrà estratto a sorte tra i soci. Ovviamente noi tutto questo è fatto per il singolo socio, perché è giusto che questo quadro vada nelle mani di uno di noi, e così come è stato anche in precedenza Sedriano, dove lui ha messo in palio dei quadri. Lui lo fa chiaramente anche questo col cuore, proprio perché vuole premiare quei soci che continuano a frequentare, che sono sempre presenti, e per lui è importante dover dare un cambiare, perché la soddisfazione che ha da voi chiaramente in qualche modo lui la vuole ricambiare in questo modo, ed è giusto, ed è, penso che sia molto, è carino questa da parte sua. Quindi questo quadro verrà sorteggiato. Noi abbiamo pensato, per ogni numero, noi siamo una quarantina di soci circa, verranno dati questi numeri, e chiediamo di dare per ogni numero 5 euro. Ok, adesso quindi adesso verranno distribuiti, abbiamo distribuito i fiori a tutte le donne, verranno distribuite i cofanetti a tutti i soci. E un'altra cosa, poi faremo chiaramente per tutte le 90
quattro persone che siamo in sala, verranno sorteggiati 5 oggetti, ci sono stati dati in omaggio da, metto gli occhiali perché il bigliettino da visita, piscinine piccoline. Allora, questi 5 sacchettini, una sorpresa chiaramente ci saranno dentro, lo vedrete, ci è stata data in omaggio dalla fabbrica argenteria e gioielleria Vibec di Beci Viola, via da Grate 33 Milano. Il tutto ci è stato consegnato dalla responsabile Anna Maria. Si alzi Anna Maria. Quindi questi oggetti verranno omaggiati, sono stati dati in omaggio e quindi verranno dati a chi verrà sorteggiato nei 94 numeri che poi daremo a tutti voi, uno per uno. Sì. Non ho dimenticato nient'altro. I fiori che abbiamo consegnato stasera, gentilmente, sono stati fatti dalla signora Cinzia. Applausi.